Si intitola La gallina del nuovo libro del comico genovese Daniele Raco, che affronta il demone del gioco d'azzardo raccontando le storie di persone che giocando in modo compulsivo hanno rischiato davvero molto. È un libro un po' particolare, si intitola La gallina, storie d'azzardo, ed è, beh, insomma, come capirete, parla di gioco d'azzardo, di giocatori d'azzardo che capiscono di avere un problema col gioco d'azzardo e cercano, insomma, di aiutarsi fra di loro per sconfiggere questo demone. Uno dei personaggi è un comico, non gli ho neanche cambiato il nome, sono io, perché io nella vita mia reale questo demone l'ho incontrato più di 8 anni fa e da 1 anno e 4 mesi, mi piace dire proprio, insomma, precisamente vi potrei dire anche i giorni e le ore, ma diciamo 1 anno e 4 mesi, lo sto tenendo a bada. Non si sconfigge mai, è sempre lì, in agguato, che mi aspetta, che ogni tanto mi dice: "Ah, è arrivato un rimborso, potresti..." E io gli devo dire di no, però lo faccio col cuore sempre più leggero, insomma, più passa il tempo, un giorno alla volta, e più si riesce a fare. Quindi ho pensato di raccontare questa storia perché magari può essere utile a qualcuno. Un'iniziativa editoriale che nasce dal basso, il libro si autofinanzia grazie al crowdfunding, la ricerca online dei lettori che letteralmente prenotano la pubblicazione, rendendola possibile. Praticamente si ha un'iniziativa, un'idea e poi cerchi dei sostenitori, persone che vogliono aiutarti a realizzare quest'idea. Nel mio caso specifico di questo libro non chiedo nulla a fondo perduto, nel senso che semplicemente le persone possono prenotare la loro copia, se lo fanno da Genova, da Savona, gli verrà consegnata a mano e sarà molto divertente, perché poi penserò a fare qualcosa di divertente in questo senso. Se siete lontani costa un pochettino di più perché c'è il costo della spedizione, però in realtà appunto solo prenotate la vostra copia del libro. L'occasione per parlare in modo molto approfondito e franco di un fenomeno in costante crescita e che preoccupa per le conseguenze sulla società. È assolutamente trasversale, il gioco d'azzardo compulsivo riguarda tutte le fasce sociali, tutte le età, tutte le professionalità, tutti i livelli di istruzione. E l'offerta maggiore ha fatto sì che ci fossero sempre più malati di gioco d'azzardo. È assolutamente proporzionale.